qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Allora, dimmi tutto. Hanno giustiziato mio padre per tradimento. Anche Federico e Petruccio. Poi sono venuti a cercare me. E tu lo sai il perché? Non ho risposte, zio. Solo un elenco di nomi strappato a un uomo che mi voleva morto. Ancora non posso crederci. Sta tranquillo. Chiariremo tutto. Vorrei avere il vostro ottimismo. Sveltiamo il passo. Siamo quasi arrivati. Credo che Monteriggioni ti garberà parecchio. Pensavo che Monteriggioni fosse nemica di Firenze. Per ora. L'anno venturo saranno amiche. Nell'anno dopo di nuovo nemiche. E così via. Non riesco più a starci dietro. Così ci ho rinunciato. Questa è gente onesta, che lavora sodo. Nelle nostre botteghe si trova solo roba semplice, ma ben fatta e affidabile. Abbiamo anche una cappella qui. Il prete sembra una persona a modo, ma non sono mai stato un gran frequentatore di chiese. Lo sapevi che Villa Uditore ha quasi 200 anni? Fu costruita dal mio trisnonno, un uomo strano, detentore di ogni sorta di segreti. Tieni gli occhi aperti e potresti scoprirne qualcuno anche tu. Con tutte le guerre che ci sono state, questo posto sta diventando un po' decadente. Vorrei poterci fare qualcosa, ma non ho né tempo né denaro per rimettere le cose al posto. Ma così è la vita. Eccoci arrivati, casa dolce casa. Allora, cosa ne pensi? È davvero notevole, zio. Ha visto tempi migliori, immagino. Credimi, la rimetterei di nuovo al lustro, se solo ne avessi il tempo. Ora che hai terminato la visita, nipote, dovresti provvedere a equipaggiarti. I miei uomini al mercato ti stanno aspettando. Torna qui quando hai finito e potremo iniziare. Iniziare? Iniziare cosa? Ma non sei venuto qui ad addestrarti? No, zio. Sono qui per fuggire da Firenze. E intendo portare la mia famiglia ancora più lontano. Ma che ne direbbe tuo padre? Vorrebbe che finissi la sua opera. Quale opera? Mio padre era un banchiere. Aspetta, non te l'ha detto? Non ho idea di cosa stiate parlando. Oh, ma che mi combini, Giovanni? Non so neanche da dove cominciare. Vai a fare acquisti al mercato. Mi darà tempo per pensare. Ma... Niente ma. Parleremo più tardi. Qui c'è qualche soldo, se ti dovesse servire. E se avessi voglia di riposare, ti ho sistemato una stanza all'ultimo piano della villa. Inganna. Avanti, non s- Dovreste sentirvi meglio ora, ma riguardatevi in futuro. Avete forse bisogno di un medico?